in ogni momento, luogo e situazione. Perché noi non dispensiamo solo farmaci, noi dispensiamo salute. È pesante, sono stato forse anche pesante. Un gruppo di dirigenti sindacali che vuole riscattare l'immagine sociale della farmacia e il ruolo che la farmacia ha nei confronti del cittadino. È un ruolo fondamentale perché la farmacia rappresenta un bene che permette in maniera concreta risparmi alla pubblica amministrazione, con una rete presente sul territorio, con 18.000 farmacie sul territorio italiano, e che dà la possibilità al governo di turno, alla nostra regione siciliana, di operare importanti risparmi sulla spesa sanitaria. Basti ricordare quello che è successo con la distribuzione per conto, risparmi che sono stati importanti, parliamo di 160 milioni di euro in un anno, risparmi che hanno permesso alla farmacia di svolgere un servizio importante per il cittadino, dispensando il farmaco in prossimità, quindi nella zona più vicina alla sua residenza, e alla regione siciliana di avere un risparmio enorme. È chiaro che però questa farmacia ha bisogno di essere sostenuta dal punto di vista economico, e oggi la sostenibilità della farmacia è veramente messa in discussione da tutte le iniziative che da ormai degli anni si sono succedute da parte dei governi di turno. Vogliamo cambiare la farmacia, vogliamo farne una rete importante, una rete che sia al servizio della farmacia stessa, ma soprattutto al servizio del cittadino, che è il nostro paziente. Una delle proposte proprio per cambiare la farmacia, quindi farla diventare farmacia del futuro, ce la può svelare? La farmacia del futuro nasce dalla rete. La rete può essere messa in opera soltanto da un'azione importante di un sindacato che vuole crearla per dare servizi al cittadino e per realizzare economie di scala. Questo è il nostro obiettivo, questo è quello che proveremo a fare e ci batteremo con forza per ottenerlo. Del futuro, quali sono le vostre proposte? Allora, io in particolare nel gruppo Farmacia Futura mi occupo di Sunifar, che è quella sezione di Federfarma che si occupa di farmacie rurali. Ruralità è una parola che viene associata alla farmacia ogni volta che bisogna difendere la fascia C, la pianta organica, perché noi siamo le farmacie che agiscono nei posti più disagiati del paese. Crediamo quindi che vada sostenuta questa farmacia, non per noi farmacisti, perché il nostro lavoro ci piace, vogliamo poterlo fare con una tranquillità che è anche economica, perché i cittadini delle zone rurali del paese Italia possano avere gli stessi servizi, gli stessi standard di qualità dei cittadini delle farmacie urbane più ricche. Questo sarebbe andare incontro alla Costituzione, che vuole che i cittadini siano tutti uguali, e quindi noi possiamo avere questa tranquillità per operare, fare le nostre guardie farmaceutiche H24, perché il farmacista rurale risiede nel paese dove lavora e viene chiamato anche quando non è di turno. Il farmacista rurale dispensa i farmaci, fa farmacovigilanza, fa prenotazioni, fa tutta una serie di servizi che però vanno in qualche maniera tutelati nelle zone più disagiate del paese. Questo è il nostro futuro, altrimenti mentre l'Europa investe nelle zone più interne del paese, la politica dei tagli italiana ci trova a ridurre in realtà i servizi. Quindi noi vogliamo potenziare la farmacia rurale di montagna, in difficoltà, basso fatturato, le farmacie cosiddette disagiate. Farmacia del futuro, abbiamo ascoltato alcune interessanti proposte, qualcosa ci può aggiungere, qualche novità? La farmacia del futuro secondo me dovrà poggiare sulla professionalità del farmacista. Il farmacista deve recuperare il suo ruolo di attore unico nella dispensazione del farmaco, ma deve andare anche oltre questo, deve diventare il gestore del rapporto tra il farmaco e il paziente. Noi dispensiamo farmaci che molte volte costano anche parecchi soldi per il contribuente e che non vengono mai utilizzati in modo che non vengono spesso utilizzati in modo opportuno e pieno. Noi dovremmo essere la garanzia per lo Stato e per i cittadini del corretto utilizzo e consumo del farmaco. Devo ringraziare innanzitutto e dare il benvenuto alle autorità, al nostro sindaco, rettore della ricerca, il professore Cincione, all'università, e ringraziare i tanti presidenti provinciali che ci hanno raggiunto, i presidenti di Siracusa, Caltanissetta,
Trapani, che danno la testimonianza che possa essere davvero una svolta importante per la nostra farmacia, per la farmacia che tutti noi vogliamo, con tutti e dei saluti dovuti. Credo che sia importante cominciare a comprendere che cos'è farmacia futura. È chiaro che è una novità. Regionali che ormai da tempo, ormai da un anno, una linea nuova, una nuova guida alla farmacia del futuro, una visione basata su valori. Quindi insieme la possibilità di un futuro più credibile per la nostra farmacia. Dal futuro, perché il presente lo conosciamo già, e purtroppo è una situazione sicuramente difficile nella quale oggi si imbarca Mena, passando dal 2006 per la risorsa di Bersani e tantissimi provvedimenti del 2008 del governo straordinario, a tante altre situazioni dal punto di vista della sostenibilità del sistema. È inutile ricordare che i nostri margini sono. Abbiamo perso tanto, continuiamo molto spesso una storia familiare fatta di aziende che continuano importantissimo, soprattutto in quei centri più piccoli, nei centri di capitale. Certamente negli ultimi anni la farmacia possa essere acquisita in parte. Bisogna creare i presupposti affinché questa sfida, che è una sfida difficile da combattere, possa essere combattuta dalle farmacie. Quindi questo gruppo di amici ormai da tempo ha avviato un confronto costruttivo sui programmi, sulle cose da fare. E da questo percorso, che passa dall'analisi alla proposta, proposte che devono coinvolgere la base, e per questo siamo qui anche oggi per confrontarci con quella che forse molto spesso è stata considerata l'analisi, abbiamo individuato fondamentalmente 5 aree di intervento.